Hi people of YouTube, welcome to a new episode of New Pokémon Snap. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. New Pokémon Snap, madonna mia quanto atteso per registrare questo gioco. Dovevo solo trovare una finestra di tempo fra tutti i video per potercelo inserire. E la fine dei giochi di Crash mi sembrava il momento più adatto. Abbiamo già portato qualche tempo fa il primissimo Pokémon Snap che abbiamo giocato sulla Wii U e non vedevo l'ora di provare questa versione nuova. Iniziamo già subito a scegliere la lingua, ci mettiamo la lingua direi in originale giapponese e scegliamo il nostro personaggio. Come ci chiamiamo? Va benissimo questo. Va bene così? Certo. Dai, sentiamo com'è il doppiaggio. Tra l'altro devo vedere com'è la webcam in questa posizione, perché se non sta benissimo la spostiamo e magari la mettiamo di sotto. Però sotto c'è il testo adesso. New Pokémon Snap. Non vedo l'ora di vedere com'è il gioco, veramente. Oh, che già la grafica è bella. Ti fa capire quanto in questo tipo di giochi abbiano messo tantissimo impegno e quanto nei giochi originali della serie no. Il doppiaggio non è male. Ohio. Se va tutto da solo tranquillamente, ascoltiamo solamente. No, non doppiano queste parti. Buongiorno, che gioia averti qui. Benvenuto al laboratorio Pokémon di scienze naturali di Lentil. Una nuova regione, quindi. Io sono Speculux. Quindi, vabbè, nel primo gioco avevamo Oak. Qui non mantengono, diciamo, la categorizzazione dei professori con nomi di alberi. Però, qui, sull'isola di Florio, svolgo ricerche sui Pokémon e sul loro ambiente naturale. Eh già, il professore non si ferma mica a Florio, sai? Presto studierà l'intera regione di Lentil. Nessuno l'ha mai fatto prima d'ora. La sua ricerca passerà alla storia. Che cazzo stai dicendo? Temo che tu stia dimenticando l'impresa di Vic. Ah, già, giusto. Li hai letti anche tu, no? I racconti del capitano Vic l'esploratore. Ok, ci sono dei libri. Però la tua sarà la prima ricerca negli ultimi 100 anni. Per questo passerà la storia, prof. Il tuo entusiasmo mi lusinga. Non so, esistono dei doujinshi fra voi due? La mia voce intanto se ne sta andando. Questa signorina è Rita, la figlia di due miei cari amici. Sta passando le vacanze scolastiche qui al laboratorio. No, eh? Prof, non sono in vacanza, sono la tua assistente. Ah, giusto, hai ragione, il tuo aiuto mi è davvero prezioso. Esistono, vedrai. Bene, direi di cominciare con una breve introduzione. Ma prima spostiamoci nel laboratorio e mettiamoci comodi. Giusto, vieni, ti faccio da guida. Vediamo il suddetto laboratorio allora. Oh, ma che bellino, com'è futuristico. Eccoci qui, permettici di spiegarti ogni cosa. Come immaginerai, Lentil è abitata da un'immensa varietà di Pokémon. Fotografarli potrebbe aiutarci a comprendere meglio non solo i Pokémon, ma anche il loro ecosistema. E questo è il motivo per cui sei qui. La scienza ha bisogno del tuo aiuto. Di notte potresti persino vedere i Pokémon luminosi, sono bellissimi, sai? Luminosi però non intende brillanti, non intende shiny, credo. Credo sia una varietà diversa. Ebbene, veniamo subito al dunque. Questa è la ricercamera, sei il tuo personale strumento. Ne ho una anch'io, sai, la usiamo anche qui per comunicare tra i membri della squadra. Esatto, è una fotocamera pensata apposta per il nostro lavoro. Non ti servirà solo a scattare le foto, ma anche per comunicare con noi e analizzare i dati. Contiene anche i tuoi dati identificativi, quindi trattala con riguardo. Vabbè, è il mio... come posso dirlo? È la mia carta d'identità questa. Wow. Bella però la macchina. Molto, molto sottile. È una carta di credito. Che te ne pare? Geniale, vero? L'ha inventata il professore, sai? Questa è la sua fangirl. È la fangirl del professore. Prof, posso spiegargli come si usa? Perché no? Lascio i dettagli a te, mio assistente. Io intanto vado ad occuparmi degli ultimi preparativi. Perfetto, allora torniamo subito, così ti spiego tutto. Esiste sicuramente dei doujinshi tra di loro. Le spiegazioni del tutorial si basano sui comandi predefiniti e io ho il pro controller. Vediamo. Ah, proprio quello ci voleva. Prova a fotografare quel Pokémon, ti basterà premere A. Tra l'altro in questi momenti c'è il doppiaggio e non nella parte principale. Fatto. Grazie. Ok.
Sì. D'accordo, fammelo fare allora. Ecco fatto. Tiek. Allora, forse è da modificare nelle impostazioni? Bisognerebbe renderlo un pelino più veloce. Puoi cambiare l'inquadratura. Ah beh certo, sul Pro Controller l'avevo disattivata. Poi in realtà il giroscopio a me non piace mai moltissimo da usare. Pikachu? Sì, fammelo fare, dai. Non c'è lo zoom? Ed è un maschio. D'accordo. Quello è vero. Vai, fatto. Boia, m'ha fotografato. Finalmente, brava. ZL. D'accordo. Ma com'è fotogenico però Pikachu, eh? Lui piace essere fotografato, eh? Allora, c'è da dire una cosa e spero che l'abbiano sistemata. Il sistema di valutazione del primo era molto grezzo. Cioè, se tu anche il Pokémon l'avevi davanti che ti guardava dritto così, a volte diceva, però non è al centro, però non è così. Spero che sta cosa almeno sia stata sistemata. Beh, non è che fosse difficile da capire, eh. D'accordo. Va bene. D'accordo, vieni. Eccoci di nuovo, prof. Come ti trovi con la ricercamera? Immagino tu abbia già imparato a usarla alla perfezione. Non è che fosse difficile. Ora valuterò le foto che hai scattato. Per prima cosa, scegli una foto per ogni Pokémon che hai ritratto. Non è che ne abbiamo fatte chissà quante. Assegnerò ciascuna un punteggio basandomi sul criterio di valutazione da me ideato. Ovvero, se mi piace, ti do punti. Mostrami le foto che reputi meglio riuscite. D'accordo, prof. Allora, Pikachu. Ok, meno male che già te le divide da solo, eh. Usa il mirino destro e sinistro per selezionare le foto quando avrai deciso quali mostrare al prof, d'accordo. Questa qui ovviamente. Ora seleziona Vivillon. Ecco qui. E ne abbiamo una sola. Ora premi su per fare tutto pronto. Vai. Vediamo la valutazione del prof. Dunque, la foto di Pikachu non dovrebbe essere brutta, ma è quella che a chiunque darebbe punti. E Pikachu, è la prima volta che valuto una foto di questo Pokémon. Una foto valutata da me. Non penso che tu non abbia mai visto un Pikachu. Vediamo. Durante la valutazione sarà importante categorizzare le foto assegnando loro un certo numero di stelle. Queste categorie ci aiutano a classificare i comportamenti dei Pokémon. Più il comportamento è insolito, più stelle riceverà la foto. Il concetto è piuttosto semplice. Ok, quindi se il Pokémon fa determinate azioni, per esempio un attacco, riceverà una quantità di stelle diversa. Vada bene però, ogni categoria ha un valore in sé. In altre parole, il numero di stelle non influisce sul punteggio. Quindi in teoria una foto con una sola stella avrà un valore diverso da una foto con due stelle. D'accordo. Al momento di assegnare le foto a una categoria, tengo conto anche dei dati registrati dalle fotocamere prima e dopo lo scatto. Ora, riguardo ai parametri di valutazione, in primo luogo analizzerò la posa del soggetto. La chiave per fare incetta di punti per questo parametro è il tempismo. Ci sono però anche altri fattori che incidono sulla valutazione delle foto, ad esempio le dimensioni. Come è facile intuire, si riferiscono alla grandezza del soggetto nella foto. Poi abbiamo la direzione dello sguardo, che giudica il grado di rotazione del Pokémon verso l'obiettivo. Più è frontale, meglio è. L'inquadratura invece valuta la composizione della foto. In breve, è importante che il soggetto sia bene al centro. Quello è vero, ma anche il contorno non sta male. Oltre a tutto ciò, anche includere nella foto altri Pokémon può aiutarti a ottenere più punti. Mi rendo conto che sono tante informazioni, neanche troppo però. Ma per riassumere il tutto, il punto fondamentale è ritrarre il Pokémon bene e in grande al centro della foto. Per il momento ti basterà ricordare questo. Allora, se non ricordo male, mi sembra che ci sia una categoria in più in questo rispetto al gioco della volta scorsa. Non mi sembra che direzione dello sguardo ci fosse e neanche sfondo. Però magari avevano nomi diversi. Ora, tenendo a mente quanto appena detto, vediamo quanti punti hai ottenuto con questa foto. Ok, altri Pokémon ovviamente niente, sfondo nullo.
2982 punti. Ottimo lavoro, faccio fatica a credere che sia stata la tua prima volta. Era un tutorial, prof, cioè non è che... Quindi 1, 2, 3 e 4 stelle. Vivillion invece quante stelle gli diamo? Di seguito abbiamo un Vivillion, non avevo ancora dati su questo Pokémon. Quindi quanto mi dai? Sta volando, uno scatto notevole, mi piace. Ok. Ok, ma non capisco bene la categoria dello sfondo. O è particolare o ci deve essere una cosa a parte. Quindi anche questo una stella. Come ti sembra? Scattando foto e valutandole insieme volta per volta, realizzerai un Photodex Pokémon tutto tuo. Questo è l'obiettivo finale della tua missione. Ebbene, è giunta l'ora di dare il via alla tua avventura. D'accordo, prof. Mi fai vedere un attimo le impostazioni? Bene, è tutto pronto, direi. Questa è la navicella con cui ti sposterai durante le spedizioni fotografiche. Vediamo come si chiama. Si chiama Neo One. È un fenomeno, sai, ti porta lontanissimo in un nanosecondo. L'ho messa a punto di recente, grazie all'aiuto di una certa persona. Lei o il professor Oak? Devi sapere che all'Entil esistono punti in cui si concentrano forti emissioni energetiche. Prof, i dettagli lasciamoli a dopo, no? Hai ragione, meglio passare all'azione adesso. Sali sulla New One e avvicina la fotocamera al pannello di controllo per farla partire. Cioè, dobbiamo usare la macchia fotografica come chiave? Wow, che magia! Ma vedi che in un mondo Pokémon tutte ste robe sono all'ordine del giorno, eh? Però... Ma è la navicella di Trunks, siamo ritornati indietro nel tempo. Vabbè. Eccoci già arrivati. Le animazioni sono molto belle, sono molto pulite, il che mi fa chiedere che cazzo hanno fatto nei nuovi giochi per renderli così male. Quindi abbiamo un Dodrio. Aspetta che ci avviciniamo. Ecco, questa è molto vicina, dai. C'è qualcuno? Grocchi e... No, pezzo di merda. Allora, se usiamo entrambi gli stick per muoverci in una direzione, riusciamo a muoverci più velocemente. Riusciamo... Aspetta, vediamo se c'è qualcosa. No, non c'è nulla. Dodrio è ancora qui? Vediamo, aspetta. No, pezzo di... Allora, ehi, girati, girati, stronzo. Vediamo, aspetta. No, stava sbadigliando lui. Nah, si è girato troppo tardi, maledizione. Volevo fotografare un Bidoof. È troppo tardi per il Bidoof, vero? Fammi vedere nel fiume se c'è. No, di solito ci sono i Magikarp nel fiume. Bidoof? Oh, vabbè, era un po' coperto, però. Però vediamo se... Dai, sposta le frasche. Ah, peccato, un Vurpel. Vieni qui. Ecco qua, qui c'è qualcosa? No, c'erano delle mele. Però forse c'era qualcosa sopra, sopra l'albero, eh. Quello vediamo, un Vurpel femmina però. Oh, chi era? È una Lomola? Troppo tardi, è andato. Maledizione, questo? Era un Crystal Fiore. Ah, spero di averlo preso. Ah, no, non l'ho preso per niente bene. Quello è un Magikarp. Ecco, dai, questa è carina. Quel Tailo prima... No, questo... No, bastardo. Vabbè, dai. Vediamo se... Disco. Dai, vieni un po' più in qua. No, ci siamo avvicinati troppo ormai. Allora, quel povero Magikarp... mi sa che dovremmo lanciargli un oggetto per farlo... Aspetta. Ehi, girati, girati. Dai, questa è molto meglio. Oh, comunque devo dire che a livello di qualità fa la sua figura questo gioco. Fa veramente la sua figura. Voglio fare una fotografia a quel Bidoof che sta facendo la diga. Vediamo se ce la facciamo. Dai, questa è carina. Dov'è il Magikarp? Eccolo lì. Cosa ho sentito? Ho sentito... Ma i Bidoof che guardano... Dai, questa è carina. Questa... Useremo questa, di sicuro. Dai, lo so già che di Magikarp ne avremo migliori di foto, però... Vediamo... Ma dobbiamo guardare anche in alto, soprattutto... Ah, maledizione. Aspetta, aspetta.
Questa è molto vicina, dai. Questa è molto vicina. E niente, dei vermetti non riusciamo a farne nessuna decente. Ah, brutta questa. A parte che c'era scritto Tailo, ma non era un Tailo quello. Questo è un Tailo. Quello è un Vivillon. Lì c'è un Florges, che è un po' lontano. È un po' lontano, però. Vediamo. Dai, questa è buona. Se riusciamo a farne un'altra in cui ci sono un po' di più di loro, mi sa che otteniamo un buon punteggio. Brava! Brava che ti sei girata. Stavo dicendo, tra l'altro, non mi sembra ci sia un counter di quante fotografie. Ciao! Mi ha salutato, ma che carina. Comunque, dicevo, non mi sembra ci sia un counter, però in realtà è proprio sotto la webcam, solo che voi non lo vedete. Tra l'altro, non so se ho fatto 20 fotografie o meno, però forse è di più. Adesso lo scopriamo, perché ne avevo 40 rimaste. Okaeri. Bentornato, ti sei goduto la tua prima esplorazione nel parco naturale di Floreo? Certo. Su, mostrami le foto che ritieni migliori, proprio come hai fatto la prima volta. Foto scattate 32. Ok, quindi ne avevo 40, una quarantina, 70 foto? Vabbè, in realtà non è neanche poco. Facciamo una valutazione. Vivillon, questa è meglio, dai, molto più vicina. Grookey, non è bellissima ma è meglio che nulla. Pichu, questa qui perché è più vicina. Dodrio, sceglierei questa, dai. Buffalant, è un po' lontano, però qua ci sono anche un Vivillon. Bidoof, questo qua che fa la diga perché è carina. Florges, questa qui perché sorride, dai, anche se l'altra era più vicina. Magikarp, questa. Tailo, questa qui. Swanna, questa perché è più vicina. Confi, questa perché una ne abbiamo. Vurpal, questa. E senza soggetto, non le conta. D'accordo. Vediamo, quanti punti avremo fatto. È un Vivillon, una bellezza che mozza il fiato. Sta volando, un tempismo niente male. Continua così. Ok, beh dai. Già è molto di più. Scegli se tenere la foto del Pokédex o sostituirla con quella appena scattata. Ovviamente questa. Tra l'altro è dorata. È una stella dorata. Grookey. Non è granché questa fotografia. Qui invece abbiamo un Grookey. Non avevo ancora dati su questo Pokémon. Vediamo. Sarà una stella di bronzo o d'oro? Argento? No, dorata. Scattare un primo piano è sempre la strategia vincente per ottenere foto d'effetto. Mi sembra che qui sia un po' semplificata, perché una foto del genere nel primo gioco, secondo me qualche punticino in meno non me la dava, perché non era bello centrato. Sì. Però magari quelle piccole migliorie le hanno fatte in questo gioco, dai. Ok, questo è un Pichu, non avevo ancora dati su questo Pokémon. Vediamo. Bronzo? No, argento. Non male, dai. Poteva andare peggio. Dodrio? Dai, questa non è brutta. Questa almeno un oro lo vale. Ti prego. Vediamo. Perfetto, dai, non è brutta. Era meglio forse l'altra? Non lo so, però c'è almeno anche un Bidoof. Sai cosa? Una cosa che mi piaceva del primo gioco è che se c'erano altri Pokémon nella foto, Professor Oak diceva: oh, in questa foto appariva pure questo. Era un po' più carino come dettaglio, dai. Buffalant, vabbè, non mi aspetto niente di che. Sarà un bronzo di sicuro. Vediamo. Non mi aspettavo nulla, effettivamente. Era lontana. Questa, dai. Almeno un argento me lo devi dare, prof. Dai. Vediamo. Inquadratura, un argento. Forse la posa non gli è piaciuto. Forse la distanza. Però lo sfondo, come dicevo io, sono situazioni particolari in cui appare la fotografia. Tipo questo Bidoof stava facendo la diga, per quello vale qualche punto in più. Questa è vicina ma non mi sta guardando, quindi forse è bronzo ma potrebbe essere argento. Ah, addirittura, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo per niente. Confi, non mi aspetto granché, forse è argento, forse. Ah, addirittura, ma pensa. Vediamo, Swanna, questa è vicina. Potrebbe essere oro, ma non c'è nessun altro Pokémon per aggiungere niente. Vediamo. Addirittura diamantata. Beh, è centrata in modo impeccabile, addirittura. Oddio, neanche troppo. Questa è centrata in modo impeccabile, bello. Vediamo. D'oro questa e diamante l'altra. Puntavo più su questa io.
Dai, Magikarp sta facendo splash. Ah, ecco, un dettaglio che c'era nel primo gioco è che se lui stava facendo splash, lui stava facendo un fulmine, ste cagate qua, il professor Oak lo diceva. Qua non mi sembra che lo dica. Non dice niente su che cosa sta facendo. Vabbè, non mi aspettavo niente su Magikarp. Perfetto, vediamo. Almeno questa oro. Ci arriviamo? No, diamante addirittura. Dai. Questa era buona. Com'è andata? Beh, dai, non mi sembra sia andata male. Per concludere, lascia che ti spieghi come sono i livelli esplorazione e cosa servono. Si tratta dei progressi raggiunti nell'esplorazione di un percorso. Più il livello cresce, più possibilità avrai di vedere i Pokémon intenti in azioni inconsuete. Per far salire il livello d'esplorazione, dovrai cercare di immortalare i Pokémon in situazioni differenti. In breve, dovrai puntare a raccogliere foto di gradi di rarità da 1 a 4 stelle. Sostanzialmente, il tuo obiettivo sarà completare il Photodex. Se tieni a mente questo, tutto il resto verrà da sé. Non male. Non avrai che da goderti lo spettacolo dei Pokémon nel loro habitat e scattare le foto. Beh dai, siamo saliti di livello. Non male. Stai andando alla grande. Osserva attentamente tutto ciò che vedi. Ogni dettaglio può fare la differenza. Vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Introduzione alla fotografia. Hai esplorato il parco naturale di Florio per la prima volta. Occhi a me. Hai ottenuto una valutazione pari e superiore a 1000 nella categoria direzione dello sguardo. Ok, centro netto, stessa roba. Aggiorna l'album, torna al campo, aggiorniamo l'album. Finita una spedizione puoi scegliere di salvare la foto nell'album del tuo angolo personale all'interno del laboratorio. Inoltre con lo scatto extra puoi modificare certi parametri della foto e scattarne di nuove. Prova. Cioè, nel senso, se la foto mi piace posso modificarla? Ah, posso anche selezionare foto che però non ha scelto il prof. Beh dai. Tipo, se volessi modificare questa, che era carina. Bello, dai, mi permette di fare uno scatto. Perfetto. E queste sono anche modifiche per chi è un po' più esperto. Apertura della focale vuol dire più è aperta, più è sfocato. Più è chiusa, più è fuoco tutto il resto. Sono cose che chi ha studiato fotografie ha mica male. E ci sono anche vari filtri, ma onestamente mi fanno un po' cagare. Diamogli un nome un po' più carino. Digaduff. Ecco qui, dai, questa è una bella foto. Vuoi salvarla nell'album? Certo. Mi piace questa feature perché alla fine ti prende veramente un pezzo di fotografia e ti salva tutti i dati della fotografia in modo che tu poi possa modificartela a tuo piacimento. Perfetto. Che in realtà anche questa non era male, eh. E io posso vedere l'album. Torna al campo base. Direi che questo è tutto per il momento. Quando è che facciamo una spedizione notturna? Per ora è meglio fare ancora un po' di pratica. Oh, che bello, Eevee. Tornando a noi, vieni pure al laboratorio quando vuoi. È importante controllare il Photodex di tanto in tanto. E a quel punto ti dirò tutto quello che c'è da sapere. Bene, non voglio trattenerti oltre. Vai e dai libero sfogo al tuo talento fotografico. Grazie, prof. E intanto il cagnolone. Notifiche di aggiornamento. Nuove aree disponibili. Sentiero nascosto giorno e notte. Fiume mille frutti giorno e notte. Steppa secca giorno e notte. Per sbloccare dovrai soddisfare dei requisiti. Questi contenuti disponibili. Filtro, sticker, cornici, icone per il tuo profilo e titolo. Per sbloccare alcuni contenuti dovrai soddisfare, certo. Modifiche i requisiti. Nell'area ora disponibile con tutto aggiornamento ti aspetteranno incontri con nuovi Pokémon. Lentila in serbo per te e tante esplorazioni inedite. Goditi l'avventura. Vediamo. Hai ottenuto un filtro, colori freddi. Quindi avrò anche colori caldi. Ah, i cuoricini, che bello. Questo è carino, gotico. Basta? Questo è il laboratorio del prof. Ma direi che lo sai già. Non è la prima volta che ci vediamo, no? Che ci vieni, che... In questo studio il prof si dedica alla ricerca e allo sviluppo di nuove invenzioni. Beh, in realtà ci vive anche. Comunque ora ti spiegherò velocemente come funziona. I dati che raccoglieremo durante le spedizioni verranno archiviati nel server lì. E con quei dati ci potrai fare una serie di cose. Prima di tutto puoi controllare il Photodex. In pratica è un'enciclopedia creata con le foto che hai scattato. Beh, ottimo. Non è emozionante avere il Photodex tutto tuo? In secondo luogo hai anche a disposizione anche un angolo personale. Lì troverai l'album delle foto e tutte le informazioni sulla tua avventura. L'album delle foto raccoglie gli scatti che vuoi conservare fuori dal Photodex. Puoi anche modificare i tuoi capolavori in mille modi diversi per dar loro un tocco speciale. Vediamo, cos'altro? Prof, mi pare che questo sia tutto, no? Che altro c'è da dire? Gli hai già parlato delle funzioni online? Ah, giusto! Nella sezione modalità online, connettendoti ad internet, potrai vedere le foto dei giocatori sparsi nel mondo. E se una foto ti va particolarmente a genio, puoi assegnargli un piccolo premio. Tanto non abbiamo il... non ho l'abbonamento, quindi non posso farlo. E cioè, delle mele d'oro. Fa sempre piacere riceverne, quindi inviane pure quante ne vuoi. Poi dipende quanti anni dureranno ancora i server, però...
Inoltre potrai consultare i punteggi delle varie classifiche. E con questo credo che abbiamo detto tutto. Con un po' di pratica ti sarà tutto chiaro, vedrai. Perché non provi a darci subito un'occhiata? Perché non ho internet, non ho l'abbonamento. Vediamo l'angolo personale, quindi. Quindi, l'album sono le foto che scelgo io di tenere, e posso tenerne fino a 48. Non è tantissimo. Mentre il Photodex sono tutte quelle che scelgo durante, appunto, la spedizione. Eccole qui, infatti. Possiamo avere tutte quelle foto che abbiamo salvato. Tipo questa, appena ne troviamo una migliore, subito la togliamo. Poi non penso di darmi la zappa sui piedi, a meno che la fotografia non sia particolarmente bella. Ma se abbiamo un punteggio diamante, per dire, non ce lo togliamo. Lo lasciamo lì. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se il gioco vi piace, fatemelo sapere pure qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!